Stiamo registrando, ok. Allora, avevo dato un compito per l'altra volta, vero? Hello? Cioè, per questa volta. Sì, per questo. Compito per questa volta. Sì. Chi ce l'ha? Sì, L'avete fatto? io non è che ci No. sia riuscito molto. Abbiamo provato a lanciare una collaborazione, purtroppo abbiamo fallito, ma riproveremo imperterriti la prossima volta cercando di non fallire più. Fate delle collaborazioni che falliscono, fate delle collaborazioni che succedano, che abbiano successo. Chi è che Bisogna fa provare, riprovare. fallire? Chi è? È Francesco, è colpa di Gabriele, è colpa di Giulio, è colpa di Di Filippo. sicuro è colpa mia. Colpa di Filippo! È colpa di Filippo perché Filippo va troppo veloce, vero? No, no. La collaborazione su che cosa? Dunque, il compito era realizzare un programma che realizzi un crossfade discreto secondo lo schema che era disegnato e poi realizzare un frammento compositivo di un paio di minuti basato su questa tecnica di crossfade, elaborando un set di metadati atto alla realizzazione del frammento stesso. Niente, non avete fatto nulla di tutto questo? No, prof, io l'ho fatto, abbiamo provato, vabbè, se vuole le faccio vedere che cosa sono riuscito a fare. Il Dai. crossfade c'è, diciamo, Convenzionale. la sintassi dei metadati c'è, il problema è che non c'è la lettura, cioè non avviene in due programmi separati, purtroppo quello non c'ho avuto il tempo con materiale di farlo perché sono riuscito a finire questo qua ieri sera. Scusi maestro, ma per crossfade cioè si parla di dissolvenza incrociata? Dissolvenza incrociata, però questa è una dissolvenza incrociata, vedrai, un po' strana. La Ok. facciamo. E l'ho fatto con due, ho fatto, vabbè, facciamo una versione un po' più base e poi l'altra con un sample un po' più carino, che è semplicemente dei sample presi dal Canon Re di Pachelbel, ma niente di Siete spettacolare. intellettuali. Allora, ecco qua. Ecco, quello che vi dicevo è questo, cioè, come vede, la sintassi del metadato c'è, però niente, avviene in questo programma piuttosto che avvenire nell'altro. Vabbè, sì, chiaramente ci vogliono veramente 3 secondi a implementare una lettura di questa cosa, però purtroppo Però appunto non non ce l'ha ho avuti questi 3 secondi. avuto. No, non ce l'ho fatta. Ok, Allora, in va bene. breve. Adesso vogliamo far sentire per esempio anche a me? Ah, c'è Sì. pure la classe trancio, molto bene, cioè sa di pizza questa cosa. Allora, Benissimo. faccio vedere che cosa fa e poi magari spiego come lo fa. Allora, quello che viene fuori è questo. Adesso mi scuso perché le frequenze sono piccole piccole, però se zoom si vede. Allora, Non ti preoccupare, non ce ne importa niente. Si può sentire anche? sì. Lo apro con questo visto che l'ultima volta non ci ha dato meno problemi di Audacity. E Dai. devo fare share computer sound, ok. Non so se voi lo sentite. Sì. Ok, io non lo sento, ma non fa niente.
Ok, vi avevo detto, povero Milo, l'abbiamo sottoposto come prima prova a una cosa... Allora, avevamo detto di usare due frammenti... Sì, 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 questa era soltanto una prova, infatti poi l'altra è un po' più carina, se così si può dire, cioè quello del sangue. Dai, faccia sentire la roba carina, povero Milo... Subito così lo famo. No. Ma che è sta roba? Milo non torna a violino. No. Si sentono suoni poi, peggiori a violino a volte. Anche un po' più veloce, cioè vabbè. Sì, sì, è totalmente una transizione un po' più. Vabbè. Sì, no, è totalmente personalizzabile, diciamo, la transizione. Ho capito. Dai, faccelo sentire, forza. E c'è anche la versione quella esponenziale, però... Questo non fa il compito che avevo detto io. Grave, lì per lì pensavo che stesse passando qualche cosa sul computer. Come dici, scusa? Che lì per lì pensavo mi fosse partito qualcosa sul computer. Pensavo che fosse tipo una musica partita. Cioè non avevo capito che era quello lì, infatti. Però prof, c'ha un che di filosofico, sembra tipo l'esasperazione del canone. Sì. Per me va bene, come dal punto di vista compositivo è una composizione meravigliosa che penso che potremo rivenderci a tutte le fiere paesane, però non fa quello che dicevo io, perché io vi avevo chiesto di allora intanto avevo chiesto di fare una transizione che dura per sì e per no 5 secondi, non un minuto. Alcuni minuti. Si può far durare anche molto di meno. No, avevo detto 2 minuti di transizione. 150 transizioni, 300, 400, 1000, mica una. Questo è un prototipo. È un prototipo, diciamo. Però... Ok, ma anche come prototipo non funziona bene, perché quello che vi avevo chiesto era di far tenere il puntatore del pezzo in maniera che il pezzo va avanti, capite? Non ricomincia da capo ogni volta. Ok, ho capito. È chiaro? Lui deve, il puntatore deve avere, tra l'altro, nella transizione tra uno e l'altro, bisogna tenere il tempo assoluto del puntatore, ok? In maniera che salta, c'è un pezzo di cemento, diciamo, in mezzo. Bisogna dargli lo skip time a the skin, praticamente. Certo. Certo. Ho capito, me l'ero persa questa cosa, cioè adesso mi ritorna, okay. Ma me l'ero persa. Comunque, va bene, quello che volevo dire, aspetta, c'era un'altra cosa che volevo dire, sì, è che i metadati servono appunto per questo, perché nel momento in cui appunto questa cosa deve durare
3 secondi, 5 secondi, cioè deve essere una cosa immediata, come può durare un crossfade effettivamente, ok? Poi allora servono i metadati, perché tu ne devi produrre tanti, no? E fare varie cose. Ok, questa, la transizione qui, allora ci sono due cose. Forse non so se non, devo guardare l'orchestra di come è fatto questa cosa, perché mi sembra che ci siano delle transizioni un po' dure, cioè clicca durante le transizioni questo coso, non deve cliccare. Allora mi fai vedere l'orchestra un attimo? Sì, subito. Appena C-Sound decide di aiutarmi. Appena C-Sound, devo vedere un file di testo. Non mi fate di parolacce. Che c'è, un CREI per aprire un file? Prof, io non so come sia possibile che lei ancora riesca a sentirmi, ma a me mi sta crashando il computer. Io ti sento, per cui il tuo computer... No, però il mio mouse non si muove più. Ma che è aperto? Non lo so. Guardi, posso fare una cosa per velocizzare il tutto? Adesso poi Giulio, Giulio, puoi fare per favore lo sharing dello schermo? Io ti mando il link di questa cartella di Drive, così lo puoi aprire tu nel frattempo. Ok. Scusatemi, perché no, è stranissimo che si è impallato e non mi fa più... Si è spallato adesso. Questa è giocoleria internetistica. Oh, ma che cavolo, vabbè, ho capito, no? Scusa, puoi aprire ma quale serve? Perché adesso io l'ho già vedere. Scaricato, ce l'ho già. Sì, non è normale che faccia così. Ok, questo è l'ORC. Ok. Ok, vi avevo detto, questo è inutile fare tre strumenti diversi, questo è sempre lo stesso strumento. Se lo chiamate, invece di chiamarlo sample1.wav, lo chiamate soundin.1, soundin.2, soundin.3, lì ci potete mettere 1, 2, 3, lo potete mettere nell'orchestra, nella partitura voglio dire, ok? E in questo modo potete mettere quanti suoni volete. Li dovete chiamare soundin.numero. Possiamo farlo insieme, perché mi ricordavo che l'avessi detto, ma non ricordavo come... No. Usa Diskin, va bene Diskin. E poi qui ci metti P4. No, ragazzo. Vabbè, ok. No, scusami, ci metti invece che P4 ci metti iSample, iSample. Ok, sopra lo strumento 1 ci metti, no, dentro lo strumento 1 ci metti no. Ci metti iSample uguale, cioè iSample non si sa cos'è, uguale per esempio 1. No, è un numero. No, 1. Ho detto soundin 1, ho detto 1. Ok. Va bene, per il momento facciamolo così. Ok, adesso... Facciamo una partitura giusto per farti vedere. Ok?
bene, ma così come fa lui a sapere l'istrumento 1 dove che cosa deve fare? Ecco, se mi fai vedere un attimo, dove stanno sti sample? È nella cartella e si chiamano sample 1, sample 2, sample 3. Allora, adesso copia. In realtà potresti fare un link simbolico, ma Windows non ha i link simbolici, non ci posso fare niente. Copia sample 1 in un file che si chiama soundin.1. Il punto è il punto ortografico, non è. No, copia. Copia. Non si può fare copia? Come si fa a copiare? È un Word. Non si E può faccio un copiare? file di testo. Ah, No! sì, Copia! Copia ho il file in un file che si... Io lo so che con Windows queste cose sono molto difficili. È banale questa cosa. Si chiama soundin.1. capito. Così? Basta, basta. È rimasta la denominazione .wav. Levagli la denominazione punto .wav. Io lo so, è molto difficile con Windows, è una banalità. No. Purtroppo chi usa strumenti non adeguati Posso non... fare una cosa laterale? Allora faccio Scusa, prendi così. una console. Io mi sono già stufato. Prendi una console, per favore. Lo apro da qua e poi lo risalvo. Ma sei matto? È un file binario quello. Prendi una console, per favore. Un terminale, una qualcosa, una qualsiasi. Ok, ci sei lì? Dove sei? Andiamo dove deve essere. Scusate sta roba qua, è troppo più... Ci sono. Ok, allora scrivi le seguenti parole testuali. Copi. Vabbè, la C maiuscola ce l'hai messa tu, però copi spazio sample1.wav soundin.1. Invio. Dir. Oh, sia lodato Gesù Cristo. Bene. E adesso, vabbè, questo lascia perdere. Adesso è chiaro, puoi farlo con... Adesso fai un file che si chiama test.sco. Fagli testo. Sì, no, no, si chiama... Un file che è una partitura di C-Sound che si chiama test.sco. Sì, che non metta .txt in fondo, ma insomma, vabbè, speriamo. Speriamo. Disgraziati, disgraziati, proprio siamo disgraziati. Sì, la puoi fare? Dove sta sto test? No, perché l'ha salvato come me. Dove sta? Chi siamo? Perché? Oh, signora. La famo? Yes, Ok. Pat. Allora, I1 0 10 1. Basta, salva. Torna alla console, per favore. C-Sound. Scrivi C-Sound. Meno D minuscolo, W maiuscolo. No, tutto attaccato. Vabbè, oppure così. W maiuscolo, O minuscolo. Test.wav. Poi ci metti, come si chiama, hestra.org e test.sco. Ok.
Eccolo, l'ha fatto. Allora, vedi che di schiena ha aperto soundin.1. Ok? Perché quando tu gli dai un numero, lui assume che il campione si chiami soundin.numero. Hello? Questo qua. Ok. Sì. Chiaro? Adesso se lo senti, questo lo suona. Però qua L'orchestra mi dà c'ha. un warning. Sì, perché dunque, aspetta. Ah, perché non l'abbiamo. Sì, giusto. Perché il warning è che noi stiamo usando solo tre picampi, ma gliene abbiamo dati quattro nell'orchestra. Ma perché mi sono sbagliato io? Riprendi l'orchestra. Perché in questo modo potete mettercene con lo stesso. Allora, i sample in alto lo fai uguale a P4. Ok? E poi fai un'altra cosa, già che ci siamo. Metti un'altra variabile che si chiama iSkip. No, scusami, metti un'altra variabile che si chiama iPitch. Che la metti a P5. E poi un'altra variabile ancora che si chiama iSkip, che è P6, che è lo skip time. Così ce l'hai pronta per andare. Allora, di skin, iSample, iPitch, no, 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 P5, iPitch, abbiamo fatto apposta, iSkip, ok? Adesso facciamo un'altra cosa che vi serve, perché non lo potete fare così brutale, sto coso. Cioè, questo praticamente vi dà delle discontinuità che suonano come dei click. Quindi qua ci dobbiamo mettere un po' di interpolazione nell'ampiezza. Dobbiamo fare una piccola finestrina. Vai a capo di skin. Ok. Vai a capo. E ci mettiamo A1. Poi spazio linen. Allora, poi ci metti di nuovo A1, questo è l'ingresso, virgola, e ci facciamo un piccolo trapezio minuscolo di 10 millisecondi di salita. Gli basta per anche 5, 0.05, 0.005, giusto per levare cioè per dargli una salita, per levare il click, poi P3, virgola, 0.005 in uscita. Volendo, potreste calcolare questo 0.05, ce lo potremmo mettere come parametro, in maniera che il programma che crea la partitura tiene conto del fatto che c'è un incrocio di 5 millisecondi tra i campioni, no? 5 millisecondi che scendono, 5 millisecondi che salgono, in maniera che vengono proprio appiccicati. Capite? Mentre scende uno, sale l'altro. Ho capito, cioè si devono sovrapporre un pochino. Sì. E beh, è la cosa del crossfade alla fine, che si sovrappongono. No, allora, questo è il crossfade, questo è un crossfade che avviene, certo, c'è un crossfade qua, ma serve soltanto, cioè in realtà il crossfade non l'abbiamo sentito semplicemente perché È hanno troppo fatto un lungo. crossfade di 1 minuto. Se lo fai in Ah, 5 secondi, ok. Si sente. questo crossfade, no, ma questo crossfade avviene in maniera discreta, come nei film di Bergman. Avete mai visto, che ne so, Sussurri e grida di Bergman? Lui non fa mai il fondue en chaîne, come si dice, il crossfade cinematografico classico, fa sempre Sì. che una scena compare improvvisamente e poi ricompare, ricompare, ricompare fino a quando si stabilisce, no? Questo è il crossfade sostanzialmente stiamo cercando di riprodurre il crossfade alla Bergman in sonoro. Ok? Ok. Allora,
per Milo. Questi esercizi sono del tutto arbitrari. Si potrebbe fare questo come tante altre cose, però per farvi vedere, serve per farvi vedere che se utilizzate un modo diverso di vedere, perché di solito questa roba, cioè come lavorano quelli che lavorano sulla musica elettronica, cioè su una composizione che è fatta, diciamo, per nastro, cioè, si mettono là, lavorano con un editor e combinano robe insieme, le montano, eccetera, eccetera. Allora, per me questo non è modo, cioè non usate tutto quello che potreste usare. Quello, si usa tutto quello che si può usare quando si combinano vari strumenti, tra cui anche in mezzo, metterci in mezzo un linguaggio di programmazione vi consente di fare cose anche ragionevolmente sofisticate per ottenere dei risultati che in altro modo sono molto complicati. Appunto, se io vi chiedo di montare in questo modo un migliaio di suoni e poi sparpagliarli per 2 minuti di composizione con transizioni da 5, 3, 7 secondi, questa cosa, farla a mano, è praticamente impossibile. Per cui non la fate, non la immaginate nemmeno, capito? Mentre invece è una cosa che si può fare, è anche relativamente semplice da fare. Questo ve lo do come esercizio semplice, siete al primo anno, ok? Si può fare roba molto più sofisticata. Va bene? Okay. Allora, fermo restando che appunto questa orchestra, in questo modo potete eliminare gli strumenti Inst 2 e Inst 3 e non avete fatto l'esercizio come vi avevo chiesto di fare, per cui questo esercizio rimane da fare, ok? Io vorrei andare avanti. Comunque, maestro, io sono arrivato tardi, non so se ne abbiamo già parlato o ne avete già parlato prima. Sì. Del fatto di Filippo. Sì, gliel'ho mezzo detto che praticamente appunto la settimana prossima e quella seguente probabilmente non ci sarà. Non è un problema mio, è un problema vostro, perché Filippo è l'unico che combina qualcosa e quindi la volta dopo sarete allora, da soli, dovrete spiegare a Filippo quello che il compito che vi darò la prossima volta, ve lo darò particolarmente difficile e complicato, così ci divertiamo. No, comunque quello che noi volevamo, non so se ne abbiamo già parlato, però la cosa era appunto che visto che Filippo mancava, avevamo già detto la volta scorsa che molto probabilmente avremmo potuto rivedere delle cose, che visto che noi siamo indietro rispetto a Filippo, in cui lui stava abbastanza, insomma, in sella, magari di rivedere delle cose insieme noi. Va bene, sono tra cui anche gli esercizi che abbiamo fatto e magari farli insieme e riragionarci sopra. D'accordo. Okay. Sì, non vorrei... Allora, facciamo questo piano. Dunque, noi stiamo richiedendo un'ennesima volta, ancora non ci rispondono, di fare gli esami il 29 giugno, la sessione d'esame è il 29 giugno, ok? Per me, per una serie di motivi, forse anche per mia incapacità insegneresca, non siete ancora a un punto di dire va bene, porto una composizione all'esame, però se ci volete provare a fare l'esame di, cioè per fare l'esame di composizione, sostanzialmente dovete portare una cosa con un saggetto, 5 pagine, che spiega non tanto, sì, spiega quello che avete fatto, ma soprattutto spiega perché lo avete fatto, cioè quali sono insomma, la razionale, i motivi che vi hanno spinto a fare una cosa piuttosto che un'altra, perché non vi darò
nessuna, cioè quello che si suol dire tema libero, no? E quindi dovete fare una, dovete operare una serie di scelte. Naturalmente potete usare le tecniche che abbiamo imparato, non è che dovete usarle, però potete usarle, ok? E potete integrarle con tutto quello che vi pare. Però mi dovete spiegare il perché. Ok? Ma a livello compositivo non è che ci siamo allenati così tanto che sosteniamo l'esame e scriverci pure un saggio di 5 pagine in un poco più di un mese. È quello che sto dicendo. Per cui io, se fossi in voi, sinceramente, se volete potete assistere agli esami. Io skipperei, cioè, però è un vostro diritto fare l'esame il 29 giugno se volete farlo, se volete provarci, però questa è quella, la prova d'esame, diciamo. Sarà, quella che vi ho detto, sarà la prova d'esame. Per cui, se volete farlo, dobbiamo cominciare a lavorare in questo senso qua, e questo sarà un lavoro individuale, ok? Io, se fossi in voi, lo farei un po' più tardi, lo farei a settembre, ottobre, quando sarà. Insomma, ci sarà un'altra sessione e avete tempo di ragionarci un po'. Però se io vi do, cioè, è un vostro diritto dire no, io sono pronto, voglio farlo. Ok? Quindi questo me lo dite voi. I vari lavori bisogna seguirli individualmente, per cui nel momento in cui li seguiamo individualmente faremo delle lezioni magari anche un po' più lunghe, in cui però prima si sente la cosa di Gabriele, poi la cosa di Francesco, poi la cosa di e così via, ok? Beh, prof, ma più che altro anche dalla... più che altro riflettendo sulla situazione del Covid, eccetera, eccetera, forse non sarebbe meglio avere non so come spiegarlo, a settembre, cioè lei cioè, come si giustifica poi il fatto che in una classe cioè nessuno l'ha sostenuto l'esame. Si giustifica che è colpa mia, non sono bravo io a insegnare. Ma no, cioè, allora, a parte che penso che... cioè... Guarda, a me non me ne frega niente, non ho nessuna ambizione da questo punto di vista. Cioè, non c'è, io non devo giustificare niente a nessuno. Vi ripeto, è un vostro diritto fare l'esame. Per cui, per me, non mi voglio giustificare dietro il Covid-19, perché devo dirvi che queste lezioni io le trovo più efficaci di quelle che abbiamo fatto dal vivo. Però può darsi che mi sbagli, cioè mi sembrano più efficienti, stiamo più attenti, cioè sono più contento di queste lezioni. Però vi devo dire che... anche il primo anno succede sempre così. Cioè, lo scoglio nella composizione, lo scoglio da affrontare è talmente grande, ci sono talmente tante cose. Cioè, noi qua stiamo proprio grattando proprio la superficie dell'iceberg. Ok? Che inevitabilmente ci si trova spiazzati, no? E si finisce per ritardare un pochino l'esame. Non c'è assolutamente nessun problema, nessuno verrà a dire ah, ma come mai? Vi ripeto, potete farlo, eh? E penso anche che potreste essere in grado di fare qualcosa di interessante, però non vi nascondo che, appunto, se per esempio l'esame non vi dico oltre, ma se lo date con la sessione autunnale, anche volendo, la sessione autunnale, come dovremmo provare, cioè
Perché noi durante l'estate non faremo lezione, quindi anche volendo cosa ci dà le sessioni di settembre di più di quello che ci dà le sessioni di giugno? Allora, non farete lezione, ma spero che non spegnate il cervello. Io posso continuare a Senz'altro, fare senz'altro, lezione. però se quello che ci manca è comunque una dose di poi di fatto di compiti compositivi, se così vogliamo dire, cioè di esperienza, di dire ok, c'ho un compito, non ci faccio la relazione di 5 pagine sopra, però ogni volta lo porto, lo faccio No. e... Certo, allora il problema è che li dovreste fare, tanto per cominciare, e vedo che non li fate e questo crea dei problemi. Queste cose qua che stiamo facendo non sono ancora dei compiti compositivi. I compiti compositivi sono un'altra cosa, no? Il problema è che però prima di fare quelli qualcosa dovrete acquisire strumentalmente, capite? Cioè, dovete avere l'idea, un'idea vaga, anche vaga, di quello che si può fare. Vi dico una cosa, generalmente, almeno questo è il mio modo di vedere la composizione risolve dei problemi che vi stanno aperti davanti agli occhi. Cioè, come suona un complesso poliritmico? Boh, ci scrivo sopra una composizione. Ok? Come suona, che ne so, una sequenza con densità cromatica variabile? Boh, ci scrivo sopra un pezzo. E vabbè, questo diciamo è un modo semplice di vedere le cose, però potrebbe essere, no? Potrebbe essere la composizione vista come un'investigazione dello spazio sonoro, di come si comporta lo spazio sonoro nel momento in cui uno può fare qualsiasi cosa. Capite? In questo senso, gli esercizi, sto provando a orientare questi esercizi, tutta la faccenda dei metadati è importante per questo motivo. Fare metadati, leggerli e scriverli, non ci vuole niente, no? Non è una cosa che ha bisogno di tecniche sopraffine. Però il problema è quali sono i metadati che musicalmente, per esempio, portano da qualche parte, e quali sono quelli che invece sono inutili oppure sono poco efficaci dal punto di vista musicale, no? Capite? Per esempio, questa è una cosa importante da acquisire come nozione intuitiva. Voi dovete sviluppare un intuito per queste cose. Capite? E quindi, beh, per sviluppare sta roba ci vuole tempo. Io non ho altre, non c'ho silver bullet. Cioè, ok? Quindi proporrei di andare ancora avanti. Ah, sì, scusi, l'ultima cosa perché che forse è rimasta risolta, ma quindi per quanto riguarda invece la differenza sessione di settembre e sessione di giugno, Che cioè differenza? d'accordo, ok, noi l'estate ci possiamo anche mettere da soli e fare delle cose, eccetera, ma... No, ma io d'estate comunque ci sono, non farò lezione, ma se vi serve che vi dica qualcosa ve la dico, mica che chiudo baracca e ciao, cioè vado armato. Cioè, non è così, purtroppo non funziona così. Cioè, d'altra parte, vi dico la sincera verità, io conosco anche, non è il caso vostro, però spesso si insegna la composizione come insieme di regole, no?
È come se io vi dessi le regole per scrivere poesie. Non ci sono. Cioè, vi devo mettere sulla strada per poterlo fare. Ok? E sperabilmente ognuno di voi ha una voce diversa, scrive cose diverse, fa cose diverse, è interessato a aspetti diversi, racconta cose diverse. Quindi potete benissimo lavorare, per me potete anche lavorare a una composizione di gruppo, cioè va benissimo, poi ci sarà il problema di capire chi ha fatto cosa, però non è che ci trovo nulla di male. Tenete conto che generalmente i compositori lavorano da soli, però siamo aperti a tutto, non è che... Ma la cosa per cui noi li facevamo insieme, cioè che poi insieme per modo di dire, è semplicemente perché non abbiamo ancora le capacità. Il problema nostro è che, abbiamo dei problemi con il linguaggio di programmazione. Cioè che non, va bene. La maggior parte di noi non sa scrivere in Python, quindi non sappiamo come farlo. Ma scrivere in Python non è una roba assolutamente... Però non avendolo mai fatto non sappiamo bene dove mettere le mani. Ma ragazzi, andate su internet e ci stanno miliardi di tutorial su come scrivere in Python. Scriviamo in Python, che è un linguaggio di feci, diciamo, perché è il più documentato, il più battuto. Cioè, non è che bisogna... Allora, vi sentite che non sapete farlo? Seguite i tutorial fino a quando non imparate a farlo. Ma come pensate che io... Infatti lo stiamo facendo, la cosa è che magari, capito, non c'è il tempo materiale proprio per arrivare a quel livello di... Cioè comunque per fare le strutture e le classi serve un po' di gavetta, diciamo. Sbrigatevi, studiate di più. Sì, non lo stiamo facendo, però nel senso, solo per rendere, per sottolineare che comunque c'è un po' di difficoltà a livello proprio di programmazione, al di fuori di magari... Ancora non avete visto niente. Cioè il punto è che allora che cosa dovremmo fare? Dobbiamo fare un corso di Python? Io non lo voglio fare il corso di Python, perché tanto appunto andate sulla rete, guardate tutto, perdiamo tempo, capite quello che voglio dire? Cioè per me è importante in questa parte nelle lezioni di composizione musicale elettroacustica è importante parlare di composizione musicale elettroacustica, che poi questa cosa coinvolga Python o Ruby o Perl o il C o il C++ è una roba totalmente accessoria. Cioè potrei scegliere una cosa come un'altra, in generale si scelgono le cose in base a una qualche logica. Python, per esempio, avevamo deciso, io non è il linguaggio che preferisco, però avevamo deciso di usare Python perché è il più battuto e tra l'altro, incidentalmente, se un giorno ti stufi di fare le consegne Deliveroo e c'hai un contenzioso con i carabinieri, puoi decidere di fare il programmatore Python se sai programmare in Python, no? E quindi la decisione era in base a questo, però possiamo decidere tutt'altro, non è molto importante. No, ma certo, me non sto dicendo nessuna cosa negativa nei confronti di Python o altro, sto semplicemente dicendo che magari veniamoci incontro nel fatto che comunque noi ci stiamo pure impegnando per capire come funziona, ma il motivo per cui non facciamo esercizi non è che non lo vogliamo fare o comunque non ci mettiamo, è che magari perlomeno, capito, non... c'è proprio difficoltà nell'approcciare, cioè magari uno ha anche l'idea logica su come farli, però poi mettendoci sì, non sa proprio o da dove partire o comunque come... Sì, però ragazzi, vi devo dire questa cosa, cioè io vi posso... Allora, vi devo insegnare ad andare in bicicletta. Allora... Vi posso spiegare tutto sulla teoria di come si va in bicicletta, il giroscopio, la fisica della bicicletta, eccetera, eccetera.
Quando vi ho spiegato tutto, sapete andare in bicicletta? No. Ci andate quando ci andate e cascate? No. Dice, ma io non ci vado perché casco. E allora non imparerai mai. Il problema è appunto mettersi lì davanti a una tastiera, davanti a uno schermo e dire, e mo che faccio? E inventi qualcosa. Ma il problema è che inventare qualcosa, cioè, l'ispirazione compositiva non ci viene lascia da perdere, la programmazione. Non stiamo parlando di... Eppure che siano esercizi stupidi, comunque un minimo di approccio, cioè, attraverso la programmazione, diciamo che almeno personalmente si annulla completamente la spinta creativa verso la composizione. Eppure sia un esercizio stupido, fammi 2 minuti dei suoni concreti mischiati a suoni acustici. Non lo so fare con Python, non mi viene da farlo con Python, né Python né Ruby né qualsiasi altra cosa. Lo fai a manina, no? A manina ti viene? Sì. E perché a manina ti viene? Però è come ho fatto fino a mo', cioè io pensavo di iscrivermi a un corso del genere per imparare tecniche e metodologie nuove. Se no continuavo a fare quello che avevo fatto fino a questo punto. E che cosa c'è che non va in quello che hai fatto fino a questo punto? Cioè, Gabri, non sono tecniche e metodologie nuove queste? Sì, ma che non... cioè, che di connesso, strettamente rilegato alla composizione, cioè... c'è ben poco, come abbiamo fatto anche le sonificazioni stesse, cioè quelle là non è che sto a composizione, non è che stai scrivendo niente di tuo. Ma quanto dire, cioè io capisco che questa è la prima parte, cioè nel senso, prima sonificazione e poi si arriva alla composizione, però sto semplicemente dicendo, cioè quello che volevo dire è che appunto c'è difficoltà in questo approccio, cioè nel senso, io mi ci metto pure e ci casco dalla bici, però continuo a cascacce, se magari, non lo so, lei ci monta le rotelle, se famo una lezione tutti insieme sulla bici, su quella A4, magari, capito, quando sto da solo, magari la prima volta casco, però poi... cioè... Ma non è quello che stiamo facendo? Sì, sì, però magari, esempio, questo esercizio qua, visto che Filippo non c'è le prossime volte, comunque Filippo... è capace di farlo. Se magari lo facciamo tutti e quattro insieme, vabbè, bene, no, ma io sono d'accordo insieme. Su questo, no, sono d'accordo, però per esempio adesso io mi interessa questa cosa che è uscita fuori di Gabriele, mi interessa molto. Il punto è che, se capisco bene quello che dice Gabriele, io se per esempio posso manipolare con un editor, posso manipolare dei suoni, li monto insieme e mescono fuori. La composizione la so fare. È questo quello che mi stai dicendo, Gabriele? Beh, in qualche modo sì, che poi magari appunto si possano applicare principi e ricerche diverse, quello poi ovviamente è sempre diverso. Ecco, ma per esempio... costruzione. Ecco, ma per esempio, qual è il problema? Non vedi un problema in questa cosa? Beh sì, certo, ci saranno dei limiti, ci stanno dei limiti. Quali sono i limiti? È che magari non posso applicare esattamente quello che pensavo, non lo so, comunque problemi logistici, se vogliamo, no, ma guardate, il problema è questo, adesso ci arrivo direttamente, in realtà il problema è che l'immaginazione, quello che uno riesce a immaginare, è basato su quello che uno... in qualche modo si può permettere di immaginare. Se io per esempio, Gabriele, ti dico questo, mi va benissimo che ti monti le cose su un editor di suoni, se tu preferisci, eccetera, eccetera. Però voglio una composizione fatta di polvere di frammenti sonori, ok? Adesso ti do io il compito, così ti rendi conto di quello che... Sì, sì, ascolta. Voglio una composizione fatta di polvere cangiante nel tempo,
o se vuoi è una nuvola, non è polvere, è una nuvola. E mi devi fare questa polvere che cambia nel tempo. Questo è quello che voglio. Fammelo come vuoi tu. Tu ti diventi lì a manina a fare la polvere? Beh, sì. In che senso? E quanto ci la approccierei come so di poterlo fare, cioè, nel senso, con i mezzi che ho adesso a disposizione. Sì, allora, mi serve una composizione di 5 minuti di polvere, polvere cangiante, ok? Con granelli di polvere da 5-10 millisecondi l'uno. Quanti sono? Questo è il limite che si diceva prima, appunto, cioè, il di calcolo principalmente. Beh, però, se io ti chiedo una cosa del genere... ma io non... stesso, non è che mi chiedo una roba del genere, cioè non vado così nel dettaglio quando penso a una composizione. Appunto, è questo quello che sto dicendo. Il problema è che non sei nemmeno in grado di immaginarla una cosa del genere. Ma non lo dico perché non hai immaginazione. Tu l'immaginazione ce l'hai, ma è circoscritta a quello che sei in grado di fare. Il che significa che... Sì, prego. No, perché cioè io me ne è venuta un'idea che avevo mezzo fatto per oggi. Che l'avevo fatta con l'editor di sogno, ho detto poi proviamo a farla pure con Python. E però con Python mi sono bloccato. Cioè, poi... cioè ce l'ho le cose fatte. Però... Ok, facci vedere quello che hai fatto. Cioè, quello che hai fatto con l'editor di sogno. Lo faccio sentire più che altro. Deve stare... Come l'avevo chiamato adesso? No, andando qua. Aspetta, ho condiviso l'audio. Questo qua. Questo è, quindi è un crossfade fatto con due, diciamo, sì, sorgenti rumorose, mm-hmm, in cui ci sono delle persone, cioè prima c'è un... I suoni sono questi due. Sì? Sì, deve fare. Ok. Benissimo. L'hai fatto con un editor. Sì. No? Mm-hmm. E con un editor dici, beh, viene fuori, non c'è bisogno. Infatti, per fare una roba del genere, per come l'hai fatta tu, non ci vuole non ci vuole un programma, non bisogna fare niente di tutto questo, no? Se però ti chiedo, va bene, adesso questo fammene 2000 di questi. Distribuiscili nello spettro, fai una roba. Mm-hmm. Scusa, in un pezzo, nel concerto di Prokofiev per violino, il concerto numero 2 che stavamo sentendo, quante note di violino ci sono? Tante. Milo, tu lo suoni il concerto numero 2 di Prokofiev? Non mi è mai capitato, però lo conosco. So che bel concerto, insomma. Certo. Ci saranno 200.000 note? Sì. 200.000 note non lo so, però ce ne sono, sì, all'incirca forse. Vabbè, sì. 100.000, 10.000. Sì, scendiamo. Sì, sì. Siamo conservativi.
10.000 esatto. Note. Ok, allora Francesco, fammi una roba con 10.000 eventi di questi. E mi blocco qua. No, fammelo con l'editor. Se è buono a farlo con l'editor, no, fallo con l'editor. No, se lo devo fare col programma mi blocco così. Io. Cioè, non devi farlo col programma, non ti ho detto farlo col programma. No, è impossibile farlo con l'editor. Farlo con l'editor. È impossibile. Allora, è impossibile, cosa fai? Non lo fai. Non lo pensi nemmeno, non lo immagini nemmeno. Capite quello no, che voglio dire? Me lo posso pure immaginare, però cioè, mi blocco qua. Quello a fare il programma. Vabbè, ma fare il programma, vabbè, ci riuscirete, ma quello io sto rispondendo alla domanda di Gabriele. La domanda di Gabriele sostanzialmente era questa. In che cosa quello che sto imparando mi serve per comporre? Allora, c'è un problema nella composizione che è l'immaginazione. Cioè, uno scrive quello che riesce a immaginare. Per riuscire a immaginare, dovete liberarvi da tutte le possibili costruzioni materiali, altrimenti non immaginate quello che riuscite a fare, non riuscite ad andare oltre, capite? Ma io questo lo capisco bene, infatti è rispettabilissimo come pensiero e come intenzione. Ma non è questione di rispettabilità, è questione del fatto che se volete inventare qualcosa deve essere un'invenzione, capite? Sì, no, ma questo è chiarissimo. Il fatto che magari potremmo procedere per passi più brevi e iniziare... Alla faccia del calcio, per me questi sono minuscoli, questi passi. Scusatemi. Non voglio deprimervi. Sì, però posso dirvi una cosa. Dovete lavorare un po' di più. Allora, io... Le mie classi di composizione spesso si trasformano in psicanalisi più piscina. Cioè? Psicanalisi più piscina significa questo. Voi avete tanti problemi, discutiamo dei vostri problemi, molti problemi psicanalitici, e discutiamo di quelli. Poi, sostanzialmente, venite a lezione come andate in piscina. Mica bisogna studiare per andare in piscina. Si va in piscina e si nuota. Allora, è chiaro, si può fare anche così, però è chiaro che così è più difficile, ci mettete più tempo. Voi dovete a casa dovete studiare, cioè... Suppongo Filippo fa ingegneria. Filippo, tu studi per ingegneria? Sì, certo. Te tocca studiare, perché se no vai a lezione e non succede niente. Fate conto che la composizione musicale elettroacustica forse è una cosa simile. Cioè bisogna studiare parecchio, tanto. Perché altrimenti non è che dici non ci riesco, allora basta, mollo e ciao. Non ci riesci, ci devi riuscire. Capite quello che voglio dire? Io non sono... Noi qua siamo tutti adulti, grandi e vaccinati, quindi non è che sto a dire non hai fatto, allora ti metto 4. Non mi importa niente, cioè è un problema vostro, non mio. Dovete veramente metterci ma tanto la testa, perché altrimenti saremo lentissimi, non riusciamo a fare tutto quello che si potrebbe fare. No, vabbè, ma è giusto, ma cioè io perlomeno, per quello che mi sembra a me, negli ultimi 2 mesi ce l'ho messa molto di più la testa di quello che ci mettevo prima su Octave, che molto spesso
non capendo, rimanevo in quel punto e basta, però comunque con il fatto di avere Python, che è un programma che può arrivare, cioè su internet trovi molte più cose, eccetera. Però nonostante, capito, mi ci metta quell'ora al giorno a fare la programmazione, eccetera, e tutto il resto, non riesco comunque a capire Giulio. come fare una cosa del genere con Python. Cioè, poi Giulio, quello che cosa vuoi dire? del triangolo lineare l'avevo pure fatto, gli altri no, di triangoli. Però questo qui proprio non sapevo neanche dove. Beh, fatevi dare il programma da Filippo e studiatevelo. Il Studiate. problema Sì, sì. è se ti Di troviamo solito già facciamo così. fatto. Come dici? No, Francesco? no, niente. Certo che il problema è fare le cose, è quello che vi sto dicendo. Cioè, però per farle dovete farle. C'è poco altro che... Ovvio, però si potrebbe fare che magari, che ne so, per esempio questo esercizio qui, appunto, magari prima lo facciamo insieme in classe e poi ne facciamo un altro simile nostro, ripartendo da zero, quando magari abbiamo già visto come magari lei Sì. imposta il discorso su Python. Esatto, questo Vabbè. potrebbe essere un Cioè altro farne sviluppo. solo uno in classe per Questo farne volevo. poi tanti a casa. Va bene. Ok. Cioè, in modo da avere anche proprio la cosa, come si chiama? Lo scheletrino. Sì, però lo scheletrino va bene. Ok. Io per me, vi dico sinceramente, per esempio, adesso hai menzionato quello che facevamo con Octave, no? Voi avete salutato l'abbandono di Octave come ah, finalmente se lo siamo levato dai piedi, questo ci mandava al manicomio. Il punto è che, per esempio, voi non avete in questo modo, non avete nessun senso di quello che succede proprio dal punto di vista sonoro. Ora, non sono io che vi devo dare questo, perché questo vi viene dato normalmente, vi dovrebbe essere dato in informatica musicale. Quindi informatica musicale vi diventa la vostra materia terribile, invece noi in composizione possiamo fare liberi e belli e parlare di poesia. Il Io problema è infatti, che... professore, comunque ci tenevo a dirle che secondo me gran parte del problema del perché non si riesce a essere creativi durante questo corso è perché gli altri corsi non sono partiti, ci siamo ritrovati a fare delle cose che non dovevano essere fatte in questa classe e che hanno preso la maggior parte del tempo che avremmo dovuto dedicare a parlare, tra virgolette, di poesia, secondo me. Sono Sì, no, penso d'accordo pure con te, io. sono d'accordo con te, però non pigliamola come una scusa, ragazzi, No, perché no, assolutamente. sono d'accordo con te e sono pronto appunto a integrare tutte le lezioni che servono per recuperare questo aspetto. Però ricordatevi che le cose vanno di pari passo e che quindi se il conservatorio, cioè per me questa vostra giusta rimostranza la dovete fare in sede istituzionale. Cioè, io l'unica cosa che posso fare è dire, ok, vi integro le lezioni con qualcosa che, se volete, la facciamo extra, facciamo una lezione in un altro momento, in maniera che le teniamo separate. Però, secondo me, per esempio, voi dovete avere... una plasticità cerebrale, concettuale, su usare eventi sonori in maniera libera, non costretta da... Però gli eventi sonori a loro volta sono un complesso di cose, no? Per cui dovreste anche sapere dentro un evento sonoro che cosa c'è, no? Questa cosa generalmente non viene insegnata in composizione, viene insegnata in informatica musicale. Se non ce l'ho in informatica musicale, io che cosa devo fare con voi? Per esempio, vi ho detto, usiamo suoni concreti, usiamo sinusoidi. Per me va bene, dal punto di vista compositivo, fa lo stesso. Capite? Però è chiaro che, per esempio, non avendo tecniche di sintesi, siamo un po' costretti. Capite quello che voglio dire? Ora, io sono pronto cioè io,
ci tengo che le cose poi funzionino, a me non me ne frega, non ho una teoria della didattica della composizione per cui dico devo fare questo, questo e quest'altro. In realtà posso fare qualsiasi cosa e vi posso insegnare anche qualsiasi cosa e vi garantisco, adesso questo lo dico se non altro perché ho 35 anni di insegnamento sulle spalle, vi garantisco che qualcosa vi porto a fare. Il problema è che cioè nel mare magnum di cose che ci sarebbero da fare, devo scegliere, devo operare delle scelte. E devo dire che le scelte sono molto basate anche su quello che dite voi, soltanto che a certe domande so rispondere. Alla domanda di Gabriele dice, ma perché facciamo questo? Cioè, perché operiamo sulla composizione in questo modo? La risposta è perché questo vi apre la testa, vi dà la possibilità di pensare cose diverse da quelle che avete visto fino adesso. Vabbè, però per lei è facile parlare dal superattico di San Paolo, del Brasile, dove mi trovo in questo momento. Certo che è facile parlare dal superattico, altrimenti... No, sto scherzando. Va bene, comunque faremo quello che dite voi, cioè torneremo sul programma fatto da Filippo. Il mio programma fa un po' schifo per come è scritto, quindi magari io potrei volentieri spiegare come è fatto e poi magari qualcuno lo riscrive perché fa proprio, cioè, non è bello, non è elegante. Però, mi fa piacere che cominciamo a avere il senso dell'eleganza delle cose, perché è vero che c'è l'eleganza e c'è la mancanza di eleganza. No, quindi quello che sto pensando è, scusatemi, okay. Sono le 12:15, io vorrei parlare dell'opera 25 di Schoenberg, mi sembra importante. Vi volevo dare un altro compito, però a sto punto lo rimandiamo. E in realtà vi volevo raccontare di un altro software, un altro linguaggio che serve per fare rappresentazioni grafiche di tipo algoritmico. Mi spiego. Quello che voi fate per tirare fuori la partitura di C-Sound si potrebbe fare anche a livello grafico. In questo modo avete una rappresentazione di quello che fate grafica. Nonostante tutto il dibattito dell'altra volta, cioè che la grafica alla fine fa un po' schifo, la musica dovrebbe parlare da sola, non abbiamo bisogno delle immagini. No, io non sto dicendo... Partitura grafica. Non cioè, a me piace, come idea piace tantissimo, di visualizzazione laterale, diciamo, di quello che uno costruisce. No, è che per esempio potete fare delle partiture di ascolto. Allora, adesso qua c'è tutto il discorso sulle partiture, che è una cosa che per esempio viene fatta storia della musica elettroacustica, solo che voi nel vostro piano di studi, che è demenziale, e lo stiamo cambiando, però purtroppo appunto il cambiamento avverrà nei prossimi anni, voi la storia della musica elettroacustica l'ha cominciata al secondo anno, è demenziale, non l'ho fatto io il piano di studi, e stiamo cambiando questa cosa per far sì che tutti i corsi ci siano tutti gli anni, perché non è possibile che cominciate senza fare storia della musica elettroacustica. Ok, vi dico anche un'altra cosa: quando vi metterete a fare storia della musica elettroacustica, all'inizio avrete lo stesso effetto, cioè di ma che è sta roba? Da dove esce fuori? Cosa significa pensare alla musica in questo modo qua? E purtroppo è così. Io vi avevo detto di non farlo musica elettronica, ma lo volete fare? Ma avevo detto, questo lo diciamo anche a Milo, io dopo un paio di lezioni ho detto, c'è tanta gente che sta in lista d'attesa. Chi dice, ma che è sta roba?
No, ma già lo sapevo. Comunque, io ho fatto liceo musicale, quindi le tecnologie musicali abbiamo studiato. Abbiamo fatto anche composizione musicale dodecafonica, quindi più o meno sapevo a cosa andavo incontro. Ecco. Bene, ok. No, va bene. Ok, quindi no, che cosa vogliamo fare adesso? Vogliamo vedere questo? Facciamo così, lo vediamo per un 10-15 minuti? E Sì, ci poi dopo vorrei fare. forse anche di più. Proviamo a impostarlo in modo che poi ci possiamo Va lavorare bene. individualmente scrivendo le Dai. nostre poesie e poi passiamo a scrivere. Ok, forza. Mi scusi, sono stato per chiedere, ma il programma invece qual era? Quello Quale programma? per la rappresentazione grafica? Allora, il programma per la rappresentazione grafica è un programma del 1972, non erano nati nemmeno i vostri genitori, credo. Easy. Oh yeah. E da quel momento basta, nessuno ha più riprodotto graficamente i brani. 30 anni. Beh, Fine della vita. voi come li fate i disegni? Sempre a mano, a mano Sempre, leggera. sempre, sempre a mano. A Carbon sheet. manina, no? Bisogna prendere. Ecco, quando vedrete quello che vi farò vedere io, Perché è capirete che le Yannick. cose si. No, non è Yannix. Yannix, nonostante tutto, è sempre a mano, anche lui. Invece questo è un programma che serviva per fare i diagrammi alla TNT, a Bell Labs. È un programma che sta nella suite di documentazione del primo System 5 Unix. Vabbè, poi Questo è il nuovo clickbait di questa lezione. Sì, questo è Salvatore Ranzulla vi spiega PIC, il programma PIC, che si trova, Ok. adesso ve lo scrivo, ve lo sto scrivendo, che si trova nella suite che originariamente si chiamava TIROF e la versione libera GNU GPL si chiama GIROF. Allora, sui Mac e in Unix, TIROF è installato, GIROF voglio dire, è installato di default. Per Windows, come al solito, bisogna andarlo a cercare, c'è una versione per Windows, ok? Dovete installarvi la suite GIROF. Ok? E dentro c'è questo programma PIC. Ok, ma, quindi, cioè, ma na quindi non nasce come software di disegno, se vogliamo così dire. È un software di disegno che nasce per fare schemi, diagrammi di flusso, eccetera, eccetera. E io lo uso Sarebbe per, Neutron. posso Sì, GNU Trof, sì. Guardate, vi faccio vedere una cosa. Francese, se lo trovi, mandamelo. Questa Massimo, roba è qua, questa fichissima. è Non una si vede niente, partitura. ma. Cioè, si vede piccolo piccolo, però. Questa è una partitura. Adesso qua ci sono dei segni miei perché le sto correggendo, ok? Tutta sta roba è fatta in PIC. Figo. Fichissimo. No, ragazzi, allora vi dico una cosa, sono l'unico al mondo che usa questa roba, perché nessuno la sa usare. Potete andare in giro a cercare, se trovate qualcun altro, qualche altro compositore che usa PIC per scrivere partiture, ditemelo perché facciamo amicizia con questo, che vale la pena. Allora, il problema qual è? È che mi potreste dire, sì, vabbè, ma noi proprio così dobbiamo fare. Allora, no, certo, possiamo fare anche in un altro modo. Potete fare come vi pare. Potete fare tutto a manina, potete. Ok? A me questo tipo di cose qua serve perché, per esempio, adesso se volessimo
fare che uno degli output possibili di questo programma è la partitura SCO, la partitura di C-Sound, e un'altra è una partitura grafica con lo stesso, con gli stessi dati. Voi capite che avete qualcosa di grafico che corrisponde esattamente a quello che fate dal punto di vista della partitura, no? E quindi avete automaticamente una partitura d'ascolto, sostanzialmente. È fighissimo. Meno male che ce n'è uno che dice che è fighissimo. Cioè, in generale la gente dice e che vuol dire sta roba? Che vi posso fare? Che cosa devo fare? In generale poter fare un diagramma di flusso, poter fare uno schema di qualcosa che uno scrive con la stessa sintassi, cioè con gli stessi metadati alla fine, con due, da una parte lo vedi, da una parte la senti, è una cosa pazzesca, è molto figo. Perché sono l'unico a usarlo? Che ne so io, che cioè, però notare di questo tipo di linguaggi ce ne esistono anche altri. Esiste un linguaggio che si chiama DOT, esiste anche un linguaggio che si chiama, che non mi ricordo come si chiama, cioè potete provare, cioè sostanzialmente persino PostScript è un linguaggio di programmazione di stampanti, ok? E su PostScript voi potete fare dei file che li vedete, ma PostScript è infinitamente più complicato di PIC. Cioè io non mi metterei mai a fare una roba che scrivo in PostScript, che divento pazzo prima della fine della giornata. Però ciò nonostante potremmo farlo, e sicuramente con PostScript avremmo veramente il massimo della libertà grafica possibile. PIC, qualche limitazione, anzi ce n'è tante di limitazioni, vedrete. Però, diciamo, per scrivere musica che ha una componente grafica e una componente musicale, funziona da Dio, ma da Dio, ok? Ma funziona anche come sound design, no? O soltanto per la composizione? Come sound design? Cioè per sintesi additiva, per dire. Non ho capito bene come funziona PIC, questo programma. PIC, no, PIC fa solo disegni. Nulla. Noi per fare quello che dici tu usiamo C-Sound. Ok. Ah, ok. Che permette di fare sintesi di qualsiasi cosa, eccetera, eccetera. È un compilatore di suoni, quindi okay. Quello che tu vedrai adesso è un programma in Python che scrive la partitura di C-Sound, che poi viene eseguita da C-Sound e quindi viene trasformata in suono. Ok, okay. Naturalmente C-Sound è dell'84, non è del 72, ma è dell'84, e quindi anche quello, i vostri genitori ancora non erano nati, forse i nonni erano nati a quel punto, ed è un linguaggio vecchio. Ne esistono versioni più recenti, esiste per esempio Super Collider, che è un altro linguaggio, è un altro compilatore, e così via. In tutte le cose ci sono pregi e difetti. Il pregio certo. Di C-Sound è che è estremamente semplice. E però questa semplicità è ancora troppo complicata, mi pare di capire. Vabbè. Andiamo avanti. Dai. Io l'ho trovato, l'ho scaricato, però non capisco come installarlo. Giroff? Sì. Diciamo. L'hai trovato su newwin32.sourceforge.net? Trovato, tipo, aspetta un attimo. Cioè, no, trovate uno nativo, non trovate... Non so. Di solito
Ah, tutta sta roba si usa da riga di comando, eh? Ah. Se avete la riga di comando, non funziona. Beh, sì, però se è installato bene. Prova a scrivere Girof, parte? No. Perché? Perché Windows non sa dove mette le cose. Non, ragazzi, questo vi arrangiate da soli. Torniamo ai nostri... Se volete un sistema che funzioni, ve lo posso anche suggerire, ma so che non lo volete, volete usare Windows, benissimo. Prof, mi scusi, okay. Ma il motivo per cui lei non riesce a disegnare sulle nostre cose è perché Zoom su Linux è fatto male? Sì. Scusi, era ironica sta cosa, facevano ridere però. No, a me non mi fa ridere per niente, sto baccagliando con loro, non ci posso fare niente se non sanno programmare questi. Cioè, vabbè, mi scusi, allora, comunque tornando alle cose più... No, no, ma per il resto l'hanno migliorato, eh? Se volete vi faccio vedere. Adesso ti faccio delle annotazioni, guarda che bello, guarda come funziona bene. A parte che se metto l'annotatore, voi lo vedete il mio annotatore? No. No. Se faccio questo... Abbiamo lo schermo... Adesso si vede, sì. Adesso sì. Ah sì, lo vedete? Ecco, io per esempio non lo vedo più, adesso lo rivedo, e mo per levarlo, se ce voglio qua. No, appunto, voglio dire, questa roba qua fa schifo. No, ecco, l'ho tolto io. Ecco, bravo, va. Va bene. Okay. Va bene. Allora, tornando per, però, appunto, non lo fanno funzionare proprio bene. Va bene, torniamo ai nostri polli, dai, veloci. Io magari parlerei di questo lineare che è un po' più tra virgolette lineare da capire anche, vabbè. Allora, ci sono due classi, una che è la classe transizione e, sì, e l'altra che è la classe trancio. E la classe transizione, sì, conterrà... Ha due tranci. No. Ah, allora, cosa prende in input la classe transizione? Il numero delle clip, vuole sapere, e il numero di scambi che ci devono essere tra le clip, quindi per scambi si intende proprio l'alternazione, l'alternanza tra il primo e il secondo, e typo che... Ah sì, certo, lineare o esponenziale la transizione, e delta sarebbe la durata di ogni clip, e AT sarebbe il l'attack time della transizione. Sì, dove deve succedere. Ok. Dove deve succedere, bene, sì. E, niente, tutto quanto viene reso, vengono resi degli attributi. Diventa una proprietà della classe. E dopo self-generate viene lanciato direttamente nell'inizializzazione. E cosa fa generate? Niente, capisce se il tipo è lineare o esponenziale, se non è nessuno dei due dice che non sa che cosa è e non fa niente. Okay. E nel primo caso lancia la funzione calclin, nel secondo caso lancia la funzione calcexp. Che cosa gli serve alla funzione calclin? Gli serve innanzitutto l'attack time, dopodiché il numero di scambi, il numero di clip e quanto durano le clip. Scusa, cosa ci posso chiederti una cosa? La prima porcheria, la prima mancanza di eleganza è perché le funzioni calclin e calcexp non sono metodi della della classe transizione. Come anche nell'esercizio dell'altra volta delle forme geometriche, dei triangoli, mi sembra sempre che queste funzioni non facciano parte dello scheletro di queste classi, che dovrebbero essere in realtà vive anche in maniera estemporanea dalle classi, secondo me, per poterle riusare. Questo è vero, ma in realtà ti servono tanti di quei dati qui che forse è meglio dargli self e basta. Sì, cioè quello che voglio dire è, vi dico, questa è una mia conclusione, non generalizzate troppo,
Cioè, tutto il discorso che c'è nell'informatica, che forse, di cui forse voi non siete al corrente, ma che comunque c'è, di riutilizzabilità del codice, per carità, non si riscrive due volte la stessa cosa, è tutto vero, è tutto giusto, però nel nostro caso cerchiamo di tenere le cose semplici. In realtà, se tu inserisci questi metodi all'interno della classe transizione, si semplifica un sacco di roba. Non, per bene, esempio, non devi passare tutti questi argomenti, no? Va bene, va bene. Comunque, questo ok. Allora, poi che cosa succede? Cosa fa questa funzione calclean e cosa ci aspettiamo che ritorni? Ci aspettiamo che calclean ritorni praticamente un array. E sì, come è fatto questo array? È fatto di oggetti di tipo trancio. Sì. Ok. Okay. Cos'è un trancio? Un trancio ha una locazione nel tempo, un valore. Valore cosa sarà? La durata? Che cos'è? Sì, esattamente. E l'ID clip è il numero che identifica la clip, quindi uno oppure due oppure tre, sì, dipende, okay, dal numero di clip che noi abbiamo detto, okay, a transizione. Ecco, per esempio, scusami. No, va bene, vai avanti. Quindi lui crea un array, vedete, scusate, fermate se non capite, ma vai sopra, vai più in alto. Lui all'inizio dichiara un array che poi ritorna alla fine. Prima che cosa fa? Lo riempie di tranci. Qua crea un array vuoto, dopodiché a calc appendo per ogni ciclo due tranci. Adesso spiego, sì, perché due tranci. E poi alla fine ritorno calc. Cosa ci faremmo noi con questo array? Niente, lo sottoporremo a un manoscritto che nient'altro fa che trascrivere cosa c'è dentro l'array in un file txt. Esattamente. Che è il metodo che sta là sopra. No, dove sta il manoscritto? È qua. Ok. Se ci sono, bene, domande... Dimmi, giù. Adesso un attimo. Quindi questi calclean e Adesso, ok, se la domanda è spiegare questi, adesso te lo dico. No. Cioè, queste cose qui sono delle funzioni che stanno fuori da qualsiasi classe. Esatto. Sì. Però il professore dice che andavano messe dentro. E dentro quale? Transizione. Quindi, posso dire un'altra cosa? Secondo me la classe transizione ha due figli. Transizione lineare e transizione esponenziale. Una c'ha un metodo, una c'ha un altro. Così non devi fare nemmeno l'if. Sì. Lo fai nell'init, fai la scelta delle due. Vabbè, comunque questo è meno importante. Diciamo che puoi farlo anche così, va benissimo anche così. Scusatemi, come non detto. Sì? Quindi da dove parte il programma? Cioè cosa succede al programma? Parte dall'ultima riga, come sempre. Preso come una catena. Allora, nell'ultima riga... Ok. E un attimo ti spiego cosa fa calclean, così poi si capisce. No, aspetta un attimo, Filippo. Vai sotto, vai in fondo. Giulio, il programma parte dalla riga 58. Tutto quello che c'è prima sono definizioni. Vedi? Alla linea 58 il programma parte con... un oggetto transizione, ok, che mi ritorna in T1. In realtà, cioè T1 è un'istanza dell'oggetto transizione. Qui ci vorrebbe un metodo che genera, che non è il generate, oppure sì,
Il problema è che lui chiama generator nell'inizializzazione. Io non lo chiamerei nell'inizializzazione, lo chiamerei separatamente, capisci, Filippo? È più chiaro. Va bene. Guarda, leva la riga 46 e alla riga 58 punto generate, aperta e chiusa. Così è più chiaro, no? Tu lo crei e poi questo genera. Quando genera, lui fa tutto il calcolo e lo stampa direttamente. Ok? Incidentalmente, sempre per l'eleganza botticelliana, la riga 50 e la riga 51 sono ridondanti. Potresti levarla da tutte e due le parti. No, non fare, fai quello che ti dico. Leva una riga là, leva questa riga, questa non c'è più. Leva la riga, ok? Adesso subito sotto la dichiarazione di generate. No, aspetta un attimo. Fai quello. Scusi, sì, non ho capito. Vai a capo. Okay. Metti ris uguale nil. Cosa si mette per come... No, nil, N-I-L? Non lo so, non mi ricordo in Python. Una variabile non inizializzata, come si... Vabbè, ci va a mettere... Metti zero. Zero. Mettici zero. Ok. Poi sotto... manoscritto aperta parentesi risk chiuso manoscritto. E se poi ok, no, se poi niente, va bene. Vabbè, in realtà questo tu fai anche una cosa di errore, ma per fare bene questa cosa di errore bisognerebbe generare un'eccezione, roba complicata. Facciamo più semplice così. Ok, va bene così, perfetto. Ok, qual è la, scusami, volevi spiegare cosa, come cioè, cosa fa il calcolin? C'era una domanda di Giulio. Scusa. Mi sono dimenticato che... Vabbè, scusami. Cos'era Berlin? Cosa? E forse la domanda era appunto, vabbè, comunque un attimo, mo facciamo proprio questo esempio di questo T1 transizione, appena finisco di spiegare cosa fa questo. In realtà questo appunto crea un array vuoto, calcola un coefficiente lineare, perché io devo sapere, no, di quanto aumentano le durate, cioè se io prendo questo disegno qua, scusate, se io prendo questo disegno qui, in maniera lineare, si può vedere la differenza tra il primo sample e il secondo sample. Il secondo è praticamente vuoto, cioè ha tutte frequenze basse, mentre il primo ha un sacco di frequenze qua alte. Ecco, linearmente il primo dura sempre di meno andando verso destra, mentre il secondo dura sempre di più, ok? E sì. Quanto dura? Dura esattamente quello che non dura il primo. Uno, cioè, meno quell'altro. Cioè, esatto, il primo più il secondo fanno sempre 4 secondi. Sì. Cioè, la prima clip e la seconda clip messe insieme faranno sempre 4 secondi, però... la prima deve diminuire di durata e la seconda, appunto, quindi deve coprire tutta la restante parte dei 4 secondi. Beh, sostanzialmente ci sono due funzioni lineari incrociate. Una è il complementare, uno meno quello. No? Sì. Cioè, Giulio. Se andassimo... se andassimo a rappresentare con una retta, tipo qua...
Magari è un colore più meglio. Più meglio. Ecco. Questa sarebbe la durata della seconda clip, mentre la durata della prima clip invece è esattamente il contrario. È l'inverso. E la somma, diciamo, è sempre 1 moltiplicato il fattore... In questo caso è moltiplicato 4. E speed dove sta? In che senso? EXP. E te diviso, ho fatto 1 fratto EXP. Sì, glielo passi. Glielo ha passato in argomento, dove l'ha scritto? Fai vedere il codice... Scusate, le X, me lo tolgo. Lo passa in argomento, Francesco. Ah, sì, sono nei gialli. E quindi, appunto, faccio proprio questo coefficiente angolare, cioè faccio 1 di fratto il numero di scambi, e quindi che cosa faccio praticamente? Faccio per ogni... Cioè, scusate... For n in numero di scambi, allora calcola la durata di ogni clip, come ho appena detto con le rette. Aspetta un attimo, perché forse range di EXC, lo sapete che cosa significa, range di EXC ritorna, cioè sostanzialmente ritorna un array in cui c'è 0, 1, 2, 3, 4, fino a XC, a XC meno 1 veramente. Quindi n rappresenta sempre un numero, il numero del trancio, ok? Vai avanti, Filippo. Quindi Y sarà la durata del singolo trancio, e abbiamo detto ci devono essere un trancio che copre diciamo, l'inizio e un trancio che copre la fine. Uno durerà 2 secondi, l'altro durerà 4 secondi meno 2, cioè si devono riempire e in totale devono fare 4 secondi. Quindi siccome avevamo detto che c'era la possibilità di avere più clip, io ho detto, ok, inventati una clip che deve suonare nella seconda metà, e lui la genera casualmente, però si poteva fare in molti altri modi. Quindi adesso appendiamo questi tranche a calc, quindi calc.append il trancio, offset che sarebbe nient'altro che l'attack time, più il trancio a cui ci troviamo per delta, quindi mi dà il momento di inizio e la durata, che quindi sarà 4 secondi meno y, il primo sample, mentre l'altro sarà offset più n delta, eccetera, eccetera, più quello che ha durato l'altro, e la durata sarà y. E per quanto riguarda invece l'id del sample che deve suonare, questo può essere quello calcolato, uno degli altri. Ok. In questo caso qua tu gli passi 2, mi pare, perché il randint viene sempre fuori 2. Perché a num gli ho messo 2, quindi randint tra 2 e 2 alla fine mi dà sempre 2. D'accordo, ok. E cosa, quindi per fare un esempio, no? Allora, scusa, posso dirti una cosa, Filippo? Se tu volessi fare quello che ti avevo chiesto, cioè andare avanti col puntatore del suono man mano che vai, basta che tu a trancio aggiungi un'altra proprietà, che è lo skip time. Ma non basta costruire tipo offset lo skip time? No, perché sono due cose diverse. L'offset è dove si trova il punto. Lo skip time è dove va a prendere, dove legge. L'offset è dove scrive. Lo skip time è dove legge. Cioè non si può settare l'offset a 0, ma del partner 2 e fare i salti di skip time.
Si potrebbe fare, ma questo vale solo se l'offset, solo se c'è una sola cosa. Se ce ne sono tante, non lo puoi fare. Devi avere l'offset separato dallo skip time. Chiaro, Francesco? Ti deprime molto questa cosa, ti No, intristisce. penso che quindi gli skip time sono tipo, sono salti tutti uguali, cioè, sono No, non sono salti tutti uguali. dall'attacco a dove vuoi andare, dall'attacco a dove vuoi andare, a dove vuoi leggere. Ma lo skip time cambia man mano che va avanti il trancio. Quindi sono tutti diversi gli skip time. Altrimenti il pezzo non comincia dall'inizio, ma comincia sempre da skip time. Cioè. Vabbè, comunque questo non lo fate adesso, non lo facciamo adesso. Ok. Allora, vi dico una cosa, perché allora, per la prossima volta va bene, vediamo questa cosa qua, però la vediamo un po' migliorata. Facciamo così, transizione, cioè in realtà ci vuole un'altra classe, ok? Che è la classe composizione, È fatta di ok? transizioni. Ho Che è fatta di transizioni. No, scusato, ho sbagliato. mettila come commento, adesso non ci mettiamo a fare questo. Ah, vabbè. Lo fate a caso. E la classe composizione legge il nome di un file, che è il file di metadati. Apre questo file e fa tutte le transizioni che volete. Voglio delle transizioni brevissime, cioè 5 secondi massimo, ok? E ne voglio tante, voglio delle chilate di transizioni. Una roba un po' più movimentata, ma voi ballate solo i lenti? Cioè, che fa? Andavo in discoteca a ballare solo i lenti? Non credo che pensate di vendere una roba del genere. Ok? Va bene? Pronto? Che sta Sì. diga? Siete Ha detto sì. tutti senza telecamera, senza microfono. Cioè, io mi pare di stare in mezzo al deserto. Dite qualcosa. Sì, Qualcosa. abbastanza. Maestro, ci provo anch'io a farlo. Certo che ci provi anche tu. Va bene. Rompi le scatole ai Perfetto. tuoi colleghi che sono felicissimi di farsi rompere le scatole, sono tanto soli durante la settimana, sai? Piangono Perfetto, molto a va lungo benissimo. perché nessuno se li fila, di ragazze nemmeno se ne parla, per cui va bene? Va bene. Possiamo passare a cose più divertenti? Yes. Ok. Dai, va, chiudiamo con qualcosa di più piacevole. Ok, vi avevo dato da ascoltare queste 5 battute. Questo è il primo dei brani, il preludio della suite opera 25 di Schoenberg ed è il primo, è del 1923, data in cui Schoenberg se ne esce fuori per la prima volta con la teoria dodecafonica.
Raffi, io arrivo subitissimo, un attimo al bagno, torno subito. Vabbè, ti aspettiamo, dai. Ok, arrivo subito. Mi ricordo che sulla dodecafoniera una sequenza di 12 note che non andava mai, cioè non potevi mai ripeterle fino a che non finivi La diciamo sequenza. la frequenza. La sequenza. La sequenza, sì. Allora, questa è la nozione così da telegiornale della dodecafonia. La cosa è un po' più sofisticata. No, scusami, te lo dico non perché No, sono. sì, vabbè, È certo. quello che normalmente si dice e spesso lo si dice in maniera un po' dispregiativa, no? Perché questa cosa viene detta, ma perché io non posso fare diversamente, devo seguire questa regola, che è una regola completamente astrusa, completamente astratta. La gente non ha capito nulla di come funzionano le cose. Ah, eccomi. Le regole dodecafoniche sono un po' più sofisticate di così. Il punto è questo. Che cosa stava. Avete visto che nell'esempio, la volta scorsa abbiamo un po' analizzato l'opera 11 di Schoenberg, che è un'opera precedente che fa parte di quello che periodo che si chiama dell'atonalismo libero, cioè in cui questi compositori stavano cercando di capire dove si sarebbe andati a finire estendendo il sistema tonale. Perché il punto qual è? È che durante il romanticismo e durante l'ultima parte del secolo XIX, il sistema tonale si estende. Praticamente c'è un libro molto interessante che dovreste leggere, che è Le funzioni strutturali dell'armonia di Schoenberg, in cui, allora, tenete conto che Schoenberg ha scritto vari libri. Il primo è il Trattato di armonia, che Schoenberg scrisse da giovane per dimostrare che lui l'armonia la sapeva, l'armonia tonale, ok? Ed è molto, 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 molto pedante, molto, molto Un attimo, rigoroso. Che c'è? com'era Te il titolo del libro che mi sono perso? lo scrivo. Le strutture, le funzioni strutturali dell'armonia. Aspetta, ve lo scrivo. Dove sta la chat? La chat, dove sta? Sta qua. Poi, vabbè, poi Schoenberg ha fatto un sacco di altri libri, ha scritto Stile e Idea, ha scritto varie altre cose, e alla fine si è trovato a dover scappare dalla Germania nazista, eccetera, eccetera, è andato a Los Angeles. A Los Angeles ha avuto subito un posto di docente di composizione a UCLA, all'università, no, a UCLA, sì, boh. O a USC, non mi ricordo adesso, insomma, in una di queste università, e ha cominciato a insegnare agli strumenti, ai compositori americani. E si è ritrovato che praticamente questi l'armonia la sapevano, non sapevano l'armonia, la sapevano solo per regole, non avevano una
capacità di ragionare in termini armonici. E allora, per aiutarli, ha scritto questo libro, che è un libro bellissimo, è un libro fenomenale, e che si chiama Le funzioni strutturali dell'armonia, in cui spiega a che serve l'armonia, più che, cioè, perché si ragiona in certi modi nell'armonia tonale e dove si va, come si può estendere il linguaggio. No, non vi dico che dovremmo fare la stessa cosa per la musica elettronica, però certamente sarebbe utile capire come si ragiona. E nelle funzioni strutturali dell'armonia lui fa vedere sostanzialmente che estendendo i concetti, quello che succede è che alla fine si satura quello che si chiama lo spazio cromatico. Cioè lui nelle funzioni strutturali dell'armonia vi fa vedere che qualsiasi nota dell'insieme cromatico è collegabile a qualsiasi altra, ma dal punto di vista tonale, cioè il punto di vista tonale qual è? È un punto di vista gerarchico in cui esiste la tonica, che è la nota della tonalità in cui si sta scrivendo, e tutte le altre note ruotano intorno a questa, a questo sole, se vogliamo, facciamo un sistema planetario, no? In cui tutte le altre note sono in relazione con la tonica, e queste relazioni sono più o meno solide. Per esempio, tra la più solida di tutte, il pianeta più forte di tutti rispetto al sole della tonica è la dominante, no? D'altra parte, se voi ci fate caso, è anche il primo delle componenti armoniche che compare dopo l'ottava, ok? Se voi vedete in un suono, le componenti armoniche sono la fondamentale, la quinta, l'ottava, la terza, la quinta di nuovo, la settima, ok? Quindi le relazioni tonali sono molto, guardate, questa cosa la dico e se andate in giro a dirla, che dico una roba del genere, tutti quanti dicono, ma che è pazzo, perché bisogna negarlo, perché non è vero. In realtà questo è solo parzialmente vero. Però diciamo che c'è una forte corrispondenza naturale, ok, del sistema tonale. Oh, il che non significa che dentro, per esempio, la sequenza delle componenti armoniche, andando verso l'alto, si trovano tutte le note. Quindi qualsiasi nota è mettibile in relazione nel sistema proprio tonale, è possibile trovare sempre delle relazioni con qualsiasi nota. Anche non solo, okay, le note. Come dici? Cioè, andando in alto, poi si esce pure dalle note. Certo che si esce dalle note, e lì si può fare tutto un altro discorso che faremo un'altra volta, che è il discorso degli spettralisti. Ma quello che è importante è che Schoenberg delinea molto bene e che vi fa tutte le relazioni con tutte le possibili note dell'insieme cromatico, inclusi le enarmonie, incluso tutto. Ok? Quindi diciamo che quando arriva lui all'inizio del secolo, ormai tutte le relazioni erano state esplorate. E capite che le relazioni hanno una corrispondenza espressiva, cioè significano qualcosa dal punto di vista musicale, cioè hanno un senso musicale. E allora il punto qual è? È che lui capisce un'altra cosa durante il periodo atonale. Durante il periodo atonale lui capisce che questa visione delle cose naturalmente indebolisce la tonalità, cioè non è più così importante
raccontare una storia, adesso vi sto facendo delle metafore, cercate di capirmi, non è così importante raccontare una storia in cui c'è un eroe, c'è l'antieroe, c'è la donzella, c'è il principe azzurro, si sposano, no? Se voi pigliate le storie di Almodovar, ci stanno le suore che si fanno le pere, il matrimonio che avviene tra un trans e una monaca. Anche Salò. Dai, Alvaro. Vabbè, cioè, capite che anche dal punto di vista narrativo non ne volete più sentir parlare di principi azzurri. Appunto, prendete Shrek, Shrek è fatto al contrario. Però Shrek è fatto con una tonalità negativa, no? È fatto proprio esattamente al contrario. Cioè, prendi l'orco, è quello buono, il principe azzurro è il fesso, e così via. E avanti così. Cioè, ma si può fare ancora meglio, no? Si possono fare cose più sorprendenti. Insomma, Schoenberg comincia a lavorare su questo aspetto qua all'inizio del secolo e si rende conto che, per esempio, ci sono delle cose che funzionano. A cosa serve la tonalità? La tonalità serve a tenere insieme un pezzo dal punto di vista armonico e a dargli una progressione narrativa, se vogliamo. Schoenberg si discosta da questa progressione narrativa, però gli servono ancora gli elementi per tenere insieme il pezzo e si rende conto che, per esempio, gli elementi che tengono insieme un pezzo sono in realtà gli intervalli tra le note. E l'altra cosa che dà un senso di... Cioè gli intervalli intesi come vettore intervallare, come abbiamo detto l'altra volta. Beh, appunto, vabbè, questo è un aspetto analitico, no? Allora, se uno si mette a studiare gli intervalli, si rende conto che, per esempio, Schoenberg utilizza, in un certo passaggio, utilizza sempre gli stessi intervalli, complementandoli con altri, ma dentro trovi sempre la... c'è sempre nel cuore, c'è sempre lo stesso intervallo, e c'è una forma di analisi strutturale che serve per delineare questo tipo di cose qua. E questa forma di analisi vi fa vedere che nei lavori storici, insomma, conosciuti, che conosciamo, c'è una stabilità dal punto di vista intervallare estremamente importante. Oh, cosa succede? Che Schoenberg scopre che c'è una forma che può essere equiparata a una cadenza tonale, c'è cioè una forma cadenzale anche nella atonalità, e questo succede quando si satura l'insieme cromatico delle note. L'abbiamo visto l'altra volta, no? Aspettate, forse ce l'ho ancora qua. No. Dove sto? Non sto andando né indietro né... Eccolo. Questo era l'esempio dell'opera 11. Quando qui c'è una sorta di punto, c'è una sorta di cadenza tonale. No, non è una cadenza tonale, non è per niente tonale, ma qua, diciamo, il discorso arriva a una conclusione, poi ricomincia e continua. Però qui c'è una sorta di conclusione, e la conclusione avviene in prossimità della saturazione cromatica delle note. Quando io le ho usate tutte, ho saturato l'insieme cromatico e dal punto di vista musicale, percettivo, arrivo a una sorta di punto. Ok? È come l'esposizione di un periodo. Lavora ancora su queste cose. E adesso andiamo avanti. E finalmente arriva alla conclusione che per fare questo tipo di lavoro strutturalmente,
è necessario elaborare appunto una se- un, come un sistema, una cosa di tipo sistemico. E questa è proprio la dodecafonia. Cioè, la dodecafonia è la necessità di saturare l'insieme cromatico prima di poterlo reiterare, ok? Con alcune regole, ok? A che cosa serve questa cosa? Serve ad avere una eliminazione metodica della gerarchia della tonalità, cioè non c'è più il sole, tutte le note sono soli, ok? E non c'è più questa relazione di attrazione di attrazione planetaria, ok, del sistema, ma ciascuna, cioè è come l'equivalente di un sistema distribuito rispetto a un sistema monolitico, questo per parlare Ma posso una domanda? Sì, prego. Ma quindi, cioè, se io volessi fare, diciamo, un movimento con una parte con delle ripetizioni, dovrei tipo iniziare con una nota, una ripetizione di quella nota, per poi ripeterle tutte allo stesso modo, nella stessa quantità, per non dare questa priorità? No, no, questa cosa qua non fa parte, cioè la quantità di note non fa parte della dodecafonia, almeno nell'espressione iniziale, ok? L'altra cosa che vi voglio dire è che tutte queste cose sono state assorbite dopo e diventano come delle regole rigide. Però adesso vi farò vedere che Schoenberg non era per niente rigido in questa cosa. Lui per lui un sacco di ripetizioni, tipo c'era già prima. No, ma le ripetizioni, allora, attenzione, tra le regole, ok? Le regole classiche sono... Cioè, per ribattere la nota quando... Si può ribattere, ma non si può ripetere prima di aver suonato tutte le altre. Ok? Ribattuto va bene, ma non ripetuto. Ok? Nel tempo, nel momento che passi la nota successiva, non la puoi più ribattere. Quella... No, esattamente. Però fino a quando ancora non si è passata la nota successiva, la puoi ribattere. La puoi ribattere quanto vuoi. Naturalmente... Però gli dà un certo valore a quella nota, così. Certo. Ma infatti, cioè... L'idea che sì, però per esempio, ecco, ma per esempio questa considerazione che stai facendo tu è una cosa che viene dopo. Nella scuola di Darmstadt, nel serialismo cosiddetto integrale, succede che le durate diventano anch'esse materia di investigazione e di analisi. Non è nel caso della dodecafonia di Schoenberg. Allora, questa roba qua bisogna conoscerla bene, perché altrimenti sembra che questi si inventano delle regole così, diciamo, più o meno astratte per controllare le cose. Ma questa aveva una sua funzione, capito? Andiamo avanti con le regole. Una delle regole importanti per Schoenberg, che però per esempio non lo è per Berg, io mi posso immaginare le litigate che si sono fatti, è che la sequenza diretta di intervalli dell'armonia tonale tradizionale, cioè uno potrebbe fare una serie che è do, mi, sol, re, fa, la, no? E poi dopo, e sono già sei note, le altre sei sono i complementari. No? E questo funziona come una roba politonale, cioè c'ha due tonalità di riferimento. Ecco, queste qui per Schoenberg sono da evitare. Vi ripeto, Berg, per esempio, nel concerto per violino, comincia sostanzialmente con una sequenza di quarte che non è proprio tonale, ma che è molto sentita. Ok? Hanno sempre lo stesso rapporto intervallare. Certo, per esempio, c'è un'abbondanza di quarte, no? Allora, quello che scrivo sotto è fondamentale. Come spesso è accaduto, le regole
sono regole per noi, ma non erano regole per loro. Sono, per loro sono trucchi che loro inventavano, no? Salvo poi discostarsene. L'importante è capire a cosa servono queste cose. È chiaro? Incidentalmente, la dodecafonia suona in un certo modo, è abbastanza caratteristica ed è anche per questo forse che scrivere dodecafonico oggi non ha tutto sto senso, è come se noi ci vestissimo come nel 1920, no? È una cosa che si è, la cui retorica è abbastanza datata, però ha un suo suono, quindi se uno la vuole, se uno per esempio vuole il suono dodecafonico, mettiamo conto che deve fare un film dell'orrore, può usarla, però il problema è sapere che se la usi la devi usare in un certo modo, altrimenti non suona dodecafonico. Chiaro? Certo. Ok, andiamo avanti. Allora, generalmente una serie di 12 note dà luogo a 48 possibili serie, no? Perché una serie di 12 note può essere trasposta 12 volte e poi, mantenendo sempre l'impianto seriale, può essere invertita, retrogradata e retrogradata invertita, con le 12 trasposizioni. Sì, sì. In teoria si può fare pure... Vabbè, no, magari le domande le faccio alla fine. No, poi... no, di, di. No, no, facciamo... non so bene cosa... che si intenda per classe di altezze. La classe di altezze è semplicemente la nota, ok, in tutte le ottave possibili. Ah, ok. Cioè, il do, ecco, incidentalmente la serie non prende in considerazione qual è l'ottava in cui compare. No? Ti dice, vabbè, qui ci deve essere un do. Quale do? Ok? Barbaro. Poi su questo c'è parecchio lavoro dopo, successivo, no? Ok. Antonio, volevo dire, non ci sono altre trasformazioni? No, ce ne sono 48. Sentite, siccome sono le 1:15, io vorrei... Allora, sentiamolo un attimo, spero che si senta. Aspetta... mo sono partite due volte, aspetta. Scusate. Come non detto? Ok, ve lo faccio risentire. Lo sentite? Bassino. Sì, sì. È bassino, ma c'è poco che posso fare. Va bene. Ok. Non lo suona. Ok. Allora, guardiamo un attimo questa cosa. In realtà non ci si capisce niente, no? Per esempio, guardate qua. Qui c'è un re bemolle, no? E c'è un re bemolle. Dove sta la serie? Cioè, qua c'è un re bemolle ripetuto in corrispondenza di un sol bemolle, ok? Quindi qui è abbastanza complicato vedere qual è la serie, ok? In realtà, la verità è che in questo primo lavoro, in questo primo passaggio, Schoenberg aveva concepito due serie contemporanee. Una sulla mano sinistra e una sulla mano destra. Guardate gli appunti di Schoenberg, ok? Le due serie erano fatte così. In realtà ce ne stanno tre addirittura, ma sono combinate. La prima è fatta con quattro note. Queste sono la serie, ok? Questa è la serie inversa. Questa è la serie
retrograda, vediamo un po', no, re bemolle dove sta? Vabbè, qua è complicato da leggere la cosa. Comunque, la cosa interessante è che aveva fatto in modo di fare la serie in maniera da avere queste note in comune. Ok? Guardate, adesso se la facciamo più... le serie sono questa. L'originale è questa. Ok? Allora, vedete che... mi fa sol do diesis, fa diesis, re diesis, sol diesis, e poi c'è re, si, do, la e si bemolle. Ok? Questa è la serie originale. L'inversa è fatta semplicemente invertendo gli intervalli, no? La retrograda è fatta rovesciando questa, e vedete che rovesciando qui c'è il famoso... c'è la famosa quadriglia di note che è il nome Bach, ed è sicuramente voluta questa cosa, quindi lui si è basato su questa per fare, sulla retrograda ha costruito l'originale, in maniera che questa Bach, fosse... Bach era, no, dove fare c'è sì. Retrograda inverte. Sì, certo, tutte le varie cose di retrogradazione, inversione, eccetera, eccetera, sono cose del contrappunto, non si è inventato niente da questo punto di vista. Il punto è che lo organizza alla... no, sapete che questo è il nome Bach perché nella notazione tedesca si bemolle la B, il La è la... La, no. È la A, Do è C, Do, e C, la H è il Si naturale. Okay. Ok, e dopodiché c'è anche la retrograda inversa, cioè l'inversione del retrogrado, che invece di chiamarlo Si bemolle lo chiama la diesis perché va verso l'alto e così via. Ok, adesso però questa è la serie, non è che la trovate subito sta serie. Perché se andate a vedere, dice, dove stanno queste note? Allora, il Mi c'è, no? Il Fa c'è, poi c'è il Sol e il Re bemolle, che è il Do diesis, ok? È lo stesso. Per questo si chiama anche classe di altezze, Filippo, perché si eliminano tutti i problemi legati all'enarmonia. In questo sistema, diciamo... Do diesis e re bemolle sono tutti uguali, che è una depravazione, però va bene. È una depravazione legata alla tastiera. La tastiera Milo è anche violinista, quindi... lo sa bene. Sì, sì. Che do esatto. Diesis e re bemolle... Però lo capisco. Lo so, però lo posso capire. Beh, perché questa è la visione tastieristica della faccenda. Esatto, esatto. Nella tastiera, ha senso, diciamo, nella sua logica. Comunque, il punto è una cosa che è legata al temperamento equabile. Dopodiché esatto. Possiamo anche provare a scrivere delle serie a 24 note e così via. Però, e andiamo avanti così, no? Però in realtà, se andiamo a vedere l'esempio, questa serie va avanti così, ma qua ce n'è un'altra che sta andando. Ok? Quindi andiamo a vedere esattamente quello che succede. Allora, vabbè, questa è la matrice di tutte le note. Ok? Questa è l'originale alla trasposizione 0. Ok? E poi ci sono tutte le altre trasposizioni. Vedete, questa è la trasposizione 1, ok? Queste sono organizzate in maniera da costruire tutte le possibili serie di questa serie, ok? Tutte le possibili trasposizioni. Capite? State capendo quello che sto dicendo? Sì, sì. Questo è un semitono sopra, questo è due semitoni sopra, eccetera, eccetera. Il diesis è un semitono sotto.
Sì, infatti è la 11, no? Allora, la notazione convenzionale è questa, cioè quando si usa, quando si dice O8, si sta dicendo questa trasposizione dell'originale, o quando si dice R11 si sta dicendo questa, no? Affondare. Quando si dice sì, affondare. Quando si dice I2 si sta dicendo questa, quando si dice RI4 si sta dicendo questa, va bene? Tanto per capirci, per usare terminologia. Poi queste cose sono quelle cose che appunto la gente le vede e dice «Ah, che orrore, ma questa non è creatività, perché io sto in questa gabbia, ingabbiato!» No, non posso dire parolacce. Però capitemi, cioè cercate, perché guardate, se andate in rete troverete gente che si litiga, si smascella per dire cose, non capiscono niente, non capiscono come funziona sta roba, ok? E può essere anche difficile da capire, però per me è semplicissimo, per esempio, questa è una matrice assolutamente molto molto semplice. Incidentalmente forse questa è fatta con PIC, ve lo dico. Ok, come funziona veramente il pezzo? Allora, guardate, se voi seguite le serie, allora vedete che queste note qua fanno tutte parte, inclusa questa fino a qua, fanno tutte parte di O0, cioè dell'esposizione della serie nella forma originale, il che è quello che uno si aspetta, cioè in realtà non è Schoenberg che, cioè Schoenberg si è costruito questa serie a partire da questa, perché queste erano le note, ok? Assieme a questa, contemporaneamente sulla mano destra, sulla mano sinistra suona O6, ok? Che è la sesta trasposizione della serie. Che cos'è O6 secondo voi rispetto a O0? Io vorrei due capire... seste? Io avrei bisogno di capire forse un po' meglio come è costruita la tabella, cioè la matrice, per dire che cos'è O6. Perché allora, la tabella, ok, che... O è questa, ok? Se voi guardate, adesso ricordiamoci le note, mi, fa, sol, do diesis, fa diesis, re diesis, ok? Crediamoci. Allora, mi, fa, sol, do diesis, re bemolle, fa diesis, che è sol bemolle, re diesis, che è mi bemolle. Ah, sono quartamentate. Appunto, o sei, che cos'è rispetto a O0? È la trasposizione alla quarta aumentata. Ok? Quindi diciamo che O6 è polarmente opposta a O0. Nel senso che dal punto di vista polare si trova esattamente a metà, perché voi capite che, per esempio, se io ho O0, O1, che è quella alla seconda minore, è molto vicina, diciamo, dal punto di vista proprio delle note, no? Mentre ho 11, che è la semitono sotto, è molto vicina, ok? Quella che è più lontana è la 6. Lo capite? Mm-hmm. Quindi... Schoenberg parte con due serie, e già questo è poco rispetto alle famose, tra virgolette, regole, è poco... Non segue proprio le regole, no? Non dovrebbe fare così. Però lui lo fa in un certo modo, lo fa prendendo la trasposizione dell'originale, che è la più lontana polarmente parlando. Ok? Quindi stabilisce a
all'inizio del pezzo una sorta di rete di relazioni. Capito? Oh, vabbè, poi qui... Cos'è secondo? Il fatto è che queste serie qua sono organizzate a gruppi di 4 note. Ok? Cioè, ci sono delle relazioni tra le 4 note, che sono quelle che si trovano qua. Ok? Adesso, sono... Cioè, praticamente le serie sono fatte anche di sottoserie, ok? Le sottoserie hanno delle relazioni tra loro che sono costruite in certi modi, ok? Guardate, c'è una cosa ancora più interessante. Qui comincia un'altra serie, ok? Che è la I6, cioè la inversione alla quarta aumentata. Va bene? La inversione alla quarta aumentata avviene attraverso una nota che fa da perno, come se fosse una modulazione, sapete le modulazioni a cerniera fatte con le note comuni? No? Ecco, questa è proprio come una modulazione a cerniera. Questa nota qua fa parte sia di O0 che di I6, no? E viene suonata con, cioè, suonata è la prima nota di introduce i 6, quindi introduce le inversioni. Ok? Lo può fare che su entrambe le mani fa la stessa serie? Non c'ha la stessa nota. No, ma... Ah, no, certo si può fare, l'ha fatto lui, si può fare sì. Anzi, in linea di principio, una visione strettamente dodecafonica vorrebbe che su entrambe le mani c'è la stessa serie. Ok? Schoenberg in questo caso qua ha una visione più contrappuntistica. Per lui le mani seguono percorsi diversi. Ok? Ma alla fine della terza battuta questa visione ricollassa, no? E si trovano assieme le mani, ok? E da quel momento in poi vanno assieme. Guardate un'altra cosa, i 6 viene esplorata tutta e poi dà luogo a un passaggio a i 7. Quindi questa è una sorta di cadenza, cioè pur essendo sul quinto grado, essendo passato però dal quarto, cioè l'inversione sul quinto grado, essendo passato dal quarto grado, che quindi è una sensibile del quinto. Ci hanno tutti in semitono. Esattamente. Vedete che c'è sempre sotto, cioè si può fare, diciamo, comunque un discorso di collegamenti, diciamo, non è così, non lo dico. Primo, quarto, quinto. Cosa. Beh, non è proprio primo, quarto, quinto, sì, è primo, quinto del quinto e quinto. Ok? Fatto attraverso le inversioni, però. Ok? Naturalmente, se andate a dire questa cosa in giro, adesso questa comparirà su YouTube, ma se l'andate a dire in giro vi fucileranno seduta stante, perché... Ma quello detto io. Non si dicono queste cose blasfeme. No? Però assolutamente. Però sono sicuro, io posso dirvi che sono sicuro che Schoenberg questa scelta l'ha fatta assolutamente scientemente per dare un senso di progressione armonica. Ok? Adesso mi fucileranno, va bene. Sappiate che sono morto per voi.
potrebbe essere, cioè, alla fine è una tecnica compositiva, quindi alla fine diciamo non è soltanto ci sono anche magari queste idee dietro, no? Ma certo, è una tecnica compositiva. Appunto, è quindi, una tecnica compositiva. Quindi sicuramente Schoenberg voleva risolvere un problema. Il problema che esatto. voleva risolvere è come costruire un impianto musicale che si reggesse in piedi, che però non poggiasse sul solito discorso, c'era una volta l'eroe, l'antieroe, le cose, eccetera, eccetera, e vissero tutti felici e contenti. Bon, zan, zon, zan, zon, zan. No? Non è così. Questa musica non è costruita così. E questo è un grande aspetto, un aspetto estremamente importante, no? C'è tutta una... La narrativa della nuova musica, inclusa la musica elettronica, che prende spunto da questo tipo di costruzioni. Ok? Va bene. Vabbè, questo lo facciamo la prossima volta. È l'opera 33, che è del 29, quindi è già passato del tempo. No? Dalla battuta 14 alla battuta 18, sempre per pianoforte. Se l'ascoltiamo tutta. Sì, vediamo solo questa parte qua. Possiamo rivedere un secondo la slide che ha scritto? Non questa, quella di prima, che dice naturalmente, come spesso è accaduto. Questa roba ce la può passare? Questa roba sta in rete. Queste slide... Vi dico dove... Ma ve l'avevo già detto, no? Aspetta che... No, ne avevamo parlato, ma alla fine il link non era arrivato. Ma sì? Proprio sola? Così? Aspetta, GitHub... Io c'ho un sacco di robetta carina in rete, che voi non sapete che ci sia. Vediamo, tra i repositories. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Ah, maestro, ma si ricorda di riaggiungermi alla mail? Ecco, sì, hai fatto bene a ricordarmelo perché me l'ero già dimenticato. Dove sta sta roba? Sta nella didattica? Sì, qui ci stanno, ma non c'è. Mi sembrava che da qualche parte... fossero. Va bene, ve le metto sulla chat. Su Slack. Su Slack, sì. Naturalmente c'è il copyright, le cose, le faccende. Su Slack le metto? Vabbè. Ok. Va bene, adesso ve le metto. Maestro, io volevo fare una domanda che però non c'entra niente con la lezione, quindi si può anche interrompere la registrazione. Sì. Proprio per finire, eh? Cioè, nel senso... Aspetta. Ma... Sì. SQN... Dimmi. Io stavo cercando in realtà ho smesso di cercare, però un paio di settimane fa ho cercato per 2-3 giorni di seguito
su internet, metodi per visualizzare il codice. E mi era fatto divenire in mente questa cosa che lei ha detto poco fa di PIC, che è, come ha detto lei, un programma per la generazione di documentazione, però forse non è la generazione, forse è proprio per la creazione della documentazione del codice. Aspetta, e... non mi devo sbagliare. No, no, ma infatti, aspetta, aspetta. Un po'. Ok. Ah, questa, vedi, c'ha pure la testata conservatore di Santa Cecilia, quindi sembra quasi vera. Va bene, d'accordo. Scusami, ritorni. E quindi dicevo, ecco, ma che ne sappia, esistono programmi che generano visualizzazioni di codice? Dunque, esiste perché... anche uno standard, che è lo standard UML, no? Mi sembra. Che, infatti, io ho cercato anche UML, però quello io ho visto che funziona molto bene per database e generazioni, certo, di flowchart, diciamo, di database. Certo. Ma non di codice. E io mi chiedo, ma com'è possibile che la gente scriva codice senza mai volerlo vedere? Ma che vuol dire vedere il codice? E questa è una domanda molto... molto giusta, e francamente mi sembra strano che sia io l'unico a formela, cioè quando noi vediamo, so che è una sciocchezza, no? Però noi vediamo nei film spesso gente che fa roba con il computer a blocchi di roba, cioè lì la gente prende, ecco, lo sapevo, è ilare come cosa, lo so, è ilare come cosa, ma... Ma a me fa ridere che invece nessuno ci abbia pensato. Da che ci siamo, allora mettiamo la giusta, diamo la giusta, giusto peso a quello che dice. Aspetta che devo trovare lo scherzo. Va bene. Infatti ho detto, interrompiamo la registrazione perché qua inizia il spacciolo. No, no, teniamo la registrazione così potrai vergognarti. Dai! Aspetta. Così bravo. Blastato sul nascere. Ecco. Non lo so se lo vedete. Lo vedete così? Sì, lo sì. Vediamo. Vabbè, grazie mille. Allora, invece... Cos'è? Sta aggredendo il computer, cioè. Mi sta prendendo in giro su YouTube. Dai, questo però è il mio salva schermo, è quello che scrive frasi, va bene, è molto veloce, però non si riesco a leggere, lo so, ma perché questo bisognerebbe guardarlo così. Ma frasi prese da... il problema è che voi non avete i sistemi operativi adatti, perché nei sistemi operativi adatti ci stanno un sacco di scherzi. Uno di questi scherzi è il programma Fortune, che voi non conoscete naturalmente. Fortune è un programma che dice frasi a pene canino. Mouse non trovato, cliccare su un tasto del mouse per continuare. Questo è Windows 95, è una citazione da Windows 95. Se continuo, barzellette. Una bestemmia. Si può fare Fortune osceni, quindi Fortune meno O, sono i Fortune osceni. Cioè, hanno database di frasi dette. E va bene. Va bene. E così via. Ma dobbiamo davvero registrare, però. Va bene, possiamo fermare la registrazione.